Uno dei grandi nodi, anche dei nodi più drammatici della resistenza, non solo bolognese, ma emiliana, cioè la resistenza che si trova alle spalle della linea gotica nell'estate, autunno del 1944, è dato dalla grande illusione, del settembre, ottobre, fino ai primi di novembre del 1944, che, gli alleati sfondino e rapidamente arrivino alla pianura padana. Il che volle dire, nel settembre, ancora nell'ottobre del 1944, seppur in forma molto spesso contraddittoria, la decisione presa dal Kummer di richiamare in città, nelle città, in particolare a Bologna, per quanto riguarda l'area di montagna che si stava rapidamente saturando di militari, di richiamare le brigate perché i partigiani di montagna, che non avevano mai ovviamente combattuto in città, si raccogliessero nel capoluogo pronti a scattare per l'insurrezione nel momento in cui gli alleati avessero dato il segnale, no? Fosse giunta l'ora X. Questo segnale non arriva, l'avanzata rallenta, le motivazioni sono complesse, riguardano la storia generale, non, la storia generale della guerra e non tanto la storia, locale. Quello che è certo è che, nel caso di Bologna, un numero elevato di, partigiani avevano deciso di scendere e di entrare in città, non tutti per fortuna l'avevano fatto, i partigiani di Armando se ne stanno nell'area del Belvedere, altri partigiani, parte della 36ª, decidono di passare le linee e di unirsi agli alleati, ma comunque un numero elevato di partigiani si trova imbottigliato, in particolare nell'enorme ammasso di macerie costituito dai ruderi dell'ospedale maggiore che si trovava allora nella zona prospiciente via Rivareno e via Lame. E il dato più significativo di quella drammatica stagione bolognese è dato dalla scoperta casuale, no? Di un gruppo di questi partigiani nella base prospiciente il macello vicino al canale Navile e della conseguente battaglia che viene ingaggiata il 7 novembre 1944, ricordate come la battaglia di Portalame, è ricordata anche come la più importante, più significativa fra le battaglie condotte in campo aperto. Anche se con le caratteristiche della battaglia urbana, come dire, che ha elementi di mancanza di continuità, che si sviluppa in forme diverse, anche sulla base di una certa difficoltà del coordinamento delle operazioni da parte dei comandi, la Settima Gap è la. Diciamo il reparto, la brigata più impegnata in questa battaglia, il cui esito comunque è un esito positivo, nel senso che i partigiani riescono a sganciarsi e riescono anche a infliggere a tedeschi e fascisti delle perdite. Ma sappiamo che i partigiani non sono fatti per combattere in campo aperto, sono fatti per colpire e ritirarsi troppo. Forte lo scarto in termini di uomini ed armamenti rispetto ai tedeschi. Dunque la battaglia di Portalame è una battaglia ricordata come episodio eroico, ma che nasce tutto sommato da una considerazione errata di quello che sarebbe successo, che nasce casualmente, non è stata voluta evidentemente dal mondo della resistenza ed è forse la conseguenza più visibile di quella mancata avanzata alleata che ovviamente impedisce lo scoppio di un'insurrezione della resistenza che preceda l'arrivo degli alleati, legittimando anche in questo modo l'azione della resistenza, non solo sul piano militare, ma anche sul piano politico.